Mi sentite Italia? Sì. Buonasera a tutti, spero che state bene. Benvenuti sulla Leadership Academia. Ogni giovedì sera alle 19. E prima di iniziare vorrei sapere se la traduzione funziona. Scrivetemi sì nella chat. E se la traduzione in inglese funziona. Voglio dire due parole in inglese per le lingue straniere. E dunque sta parlando in inglese per inglesi, per... E dunque basta che voi selezionate la lingua che volete sentire. Voglio ringraziare i miei amici Chiara e Johan che sono presenti sulla call per assicurare la traduzione in inglese e in italiano. Mi interessa sapere di dove siete, Italia, Roma, Milano, Parigi, Bordeaux. Ditemi di dove siete che così vediamo anche dove sono le persone che ci stanno seguendo. Italia, fatevi sentire. Bravi Varesi, Italia, Sicilia, Miami. Buonasera a tutti e buonasera a tutte le nazionalità. Non prenderò più tempo per introdurvi alla persona che interverrà questa sera e dunque avrete la fortuna di avere una persona veramente eccezionale. Per chi non lo conosce, perché la maggior parte di voi lo conosce, si chiama Jan e Jan è partito dell'attività adesso 3 anni fa. E vi dico anche una cosa molto semplice, era come voi all'inizio, è partito senza conoscenze particolari nel network marketing, nessuna competenza in nessun modo, ha fatto dei studi e se vuole condividere con voi ve lo dirà, ma è partito assolutamente allo stesso modo che siete partiti voi, con del lavoro, con dei sforzi, con pazienza, con perseveranza e qualcuno che ha costruito una rete straordinaria che va su più paesi e ha avuto riconoscenza della società che è 100K e dunque significa che generi almeno 100.000 dollari che nell'anno, dunque sono 8.333 dollari al mese, dunque non so più redditi, diventa libertà. Fa parte del Diamond Club perché ha raggiunto la posizione di Diamond, che il Diamond è 22.500 di residuale al mese. E dunque avrete persone che vi danno consigli veramente, che ha conoscenze e che è lì proprio per condividere e trasmettervi le sue conoscenze. Quindi il primo consiglio che vi do è prendete carta e penna per scrivere. Può sembrare stupido, ma è importante ricordarvi le cose che condividerà con voi e queste sono le cose che vi serviranno per il vostro business, per la vostra evoluzione. E dunque avete capito la tematica di questa sera è la perseveranza di fronte ai fallimenti. Sapete che l'imprenditoria non è sempre rosa. Ci possono essere tante soddisfazioni, ma ci saranno anche dei momenti in cui invece non sarà tutto rosa. E dunque lascio Jan parlare con voi, perché sono sicuro che sarà una formazione eccezionale. E dunque, benvenuto Jan Pebera 100K. Grazie, fratello, per questa introduzione e spero che state bene. Prima di partire, mi sentite per la traduzione? Ok, perfetto. Mi vedete 2 volte perché ho una parte con il computer e una parte con la telecamera. Perché ho avuto un problema con la telecamera del mio computer e dunque avete bisogno di vedermi oltre che di sentirmi. Dunque, ogni problema si trova una soluzione. Per chi non mi conosce e sapete, è la prima formazione Leadership Academy, ho 29 anni, come ha detto Mehdi,
E ho scoperto questa industria 5 anni fa. Io lavoravo nell'alimentare e non avevo assolutamente lo stato d'animo di un imprenditore, avevo più lo stato d'animo di un gestore. E durante questi ultimi 5 anni mi sono confrontato al mondo dell'imprenditoria e a tutto ciò che ho sentito, tutte le storie di successo di cui ho preso esempi, mi sono confrontato anche ai fallimenti che avevo avuto. E voglio parlare proprio di questo, il fallimento, perché il fallimento ha la definizione che le date voi. Secondo voi è negativo o è positivo? Secondo me il fallimento è positivo perché è apprendimento e tutti abbiamo la possibilità di sbagliare. E l'imprenditore classico, tradizionale, può sbagliare solo una volta. E qui questa sera voglio parlarvi per circa 40 minuti della perseveranza di fronte ai errori, ai fallimenti che possiamo avere, ma che anche altre persone possono avere, perché questi 3 anni e mezzo sono stati bellissimi, tanto successo, tanti viaggi, tanti incontri e tanti divertimenti, ma tutto questo cammino è stato percorso con tanti difficoltà, come quando voi correte nella foresta, se correte a piedi scalzi con tutto il legno intorno, è chiaro che vi ferite, ma se la vostra visione, il vostro obiettivo è di attraversare questa foresta, questa giungla, parleremo oggi, ci arriverete. E dunque voglio condividere il mio schermo, che così sarà più semplice e in teoria dovreste vederlo. Dunque, la perseveranza di fronte ai fallimenti. E prima di partire, ho voluto fare un po' di qualche ricerca su che cos'è il fallimento oggi nel mondo. E la prima cosa che ho trovato, ho fatto una ricerca sulle cause dei fallimenti delle imprese che funzionano. Per andare subito al sodo, l'ho sottolineato, il 25% delle imprese falliscono nei primi 2 anni, il 50% quasi nei primi 5 anni, e questo tasso di fallimento è ancora più alto per le start-up. Si parlerà dell'80% di fallimento. Perché? C'è un motivo, e il motivo lo vedremo, ma la causa maggiore viene dalla nostra educazione, dalle persone che ci circondano e dalla mancanza della nostra formazione e mentalità, atteggiamento positivo per arrivare al successo. Dunque, non sono io che lo dico, il mondo ce lo dice e ci dice che chi è responsabile dei nostri fallimenti è o che non avevamo abbastanza conoscenze, o che non abbiamo lavorato abbastanza bene, o che avevamo un'idea sbagliata. Oppure può essere che veramente siamo persone magari negative, che non è il nostro tempo, magari che dovevamo fare come gli altri. Ma oggi come imprenditore non voglio fare come tutti, voglio veramente creare quello che io desidero fare della mia vita. E questo passerà dalla curva della vita che vedete qui. E dunque basta modificare e condizionare il nostro mentale di fronte ai fallimenti. Oggi i fallimenti sono positivi perché per me è un apprendimento. Dunque, se noi ci creiamo un ambiente positivo, che ci diamo da fare e vogliamo imparare dai nostri fallimenti, non potremo che migliorare. Questa è la linea della vita che possiamo mettere sia nell'imprenditoria, ma la possiamo mettere qui nella nostra società, MW Life. Non so se è una settimana, un giorno, un mese, un anno o 3 che siete in questa compagnia, ma questo succederà durante la vostra carriera. Avrete successo, è obbligato, perché il processo è ovvio. E dunque, che succede? Che dopo il primo successo avrete un fallimento, poi ne avrete altri che seguono e lì vi farete delle domande. E bing, c'è un piccolo fuoco d'artificio, qualcosina anche di positivo che arriva. Poi continuate l'attività e avrete altri fallimenti. E poi successo. Ma se noi andiamo a guardare, ci sono molti più fallimenti che successi. E questo è quello che darà il ritmo alla vostra carriera.
e vi spiego quello che io chiamo fallimenti e quello che chiamo successi, perché durante la vostra carriera, e ve lo faccio vedere, ma l'avete capito, funzionerà da un qualcosa di successo, due o tre che non vanno. Dunque, azione buone e non azione meno buone. E quando noi facciamo il punto, che cosa vediamo? Il rosso. Quello che vedete è il fallimento. Solo che se lo prendiamo dalla parte buona, vi siete evoluti durante quel periodo? Ovviamente sì, perché avrete avuto risultato. Poi avrete avuto un fallimento che però è meno importante del successo, e continuando con questa curva vi renderete conto solo di una cosa, è che tra il giorno 1 che siete partiti e oggi siete in crescita. E questo è quello che dovete ricordarvi, perché ve lo dico, il processo è lo stesso per tutti. E dunque, se sei all'inizio e hai avuto successo la settimana scorsa e adesso magari stai vivendo dei fallimenti, pensa solo che io, Chiara, Medì e anch'io che ci vedi, siamo passati da queste fasi, e quello che ci è successo arriverà anche a te. E stasera voglio insegnarvi come condizionare il nostro mentale di fronte a tutti questi fallimenti, o voglio proprio di prepararti a quello che succederà nella tua carriera di imprenditore. E prima di questo ti parlo di quattro persone molto potenti su questo pianeta, che hanno avuto delle idee fantastiche e hanno rivoluzionato un po' il mondo. Il primo è Jeff Bezos. Tutti lo conoscono, è il fondatore e creatore di Amazon. Oggi è qualcuno che ha più di 200 miliardi come fortuna e a testa di una grandissima multinazionale che sta dando degli articoli nel mondo intero. Ma prendete la base, era solo una biblioteca online. Vendevano solo libri, e poi man mano della crescita è diventato elettrodomestico, e poi ci sono stati dei problemi, ma sono cresciuti lo stesso. Oggi, quando parliamo di Amazon, parliamo di una società incredibile, ma fate delle ricerche, ci sono stati 39 fallimenti di aziende create da Amazon prima di essere quello che c'è oggi. Ma di questo ovviamente non ne parliamo, e non voglio parlarvi delle cose negative, ma voglio farvi prendere coscienza che una società, un fondatore, una multinazionale avrà dei problemi, delle difficoltà e dei fallimenti prima di arrivare al punto culminante del successo. Jack Ma, il fondatore di Alibaba e del gruppo, per chi segue la formazione, tanti video di motivazioni parlano della sua storia. È qualcuno che è stato mandato via dalla scuola, ha fatto più di 30 richieste di impiego e è stato rifiutato ogni volta, addirittura anche a KFC è stato rifiutato, alla polizia è stato rifiutato, andare a fare il professore nelle scuole. E lui era in Cina e un suo amico gli ha detto: guarda, ho un computer, è bello, abbiamo scoperto internet, era nel 1985, lui ha detto: wow, fantastico. E il suo amico gli ha detto: guarda, fa una ricerca su internet. E lui ha detto: no, ho paura, se io rompo qualcosa non voglio rischiare, insomma, di rompere qualcosa. Sì, dai, fa una ricerca. E Jack Ma cosa ha fatto? Ha scritto birra, non so perché birra, ma ha messo la parola birra, e ha trovato il net con tutte le birre che arrivano dagli Stati Uniti, America, Europa, Inghilterra, e non vede nessuna birra cinese. E dunque spinge la ricerca e scrive birra cinese e non c'è risultato. E quello che pensa non è che internet non funziona, dice che c'è un timing da prendere e che internet non è sviluppato, che non è sviluppato in Cina. E dunque cosa ha fatto? Ha creato il primo sito in Cina, che era un sito di traduzione. Il suo sito è stato messo in avanti e ha capito che si poteva fare business con quello, e ha creato Alibaba. Durante svariati anni, più di 3 anni, era solo un sito, una vetrina, e non si poteva comprare, perché mettere un pagamento su un sito internet era assolutamente vietato dalla legge, fiscalità e governo. Lui però ha avuto il coraggio di farlo, ha detto: non importa, lo faccio. E quello che è successo, vedete oggi, è una compagnia che è partita più di 25 anni fa con 18 persone
e oggi ci sono più di 30.000 persone. Ed è partito proprio da una persona, Jack Ma. Mark Zuckerberg, il creatore e fondatore di Facebook, non serve che ve lo spiego, tutti lo conoscete. Lui ha creato questo nella sua camera all'università, sapete tutta la storia, dove ha portato i suoi amici a scoprirlo e a lavorare con lui. Chi ha rifiutato, ma chi invece ha accettato e è diventato come lui. Ma ci sono stati tantissimi problemi anche lì e fallimenti. Tesla, la stessa cosa, con Elon Musk, con Jeff Bezos, uno dei più grandi investitori del pianeta. E anche lui ha fatto fallimenti dopo fallimenti. È un fan di astronomia, ha fatto scoprire un sacco di cose, cioè ha fatto un sacco di fallimenti e oggi è a testa del gruppo Tesla, che probabilmente è il gruppo dove ci sono tutte le macchine elettriche in piena esplosione, con la tecnologia che veramente sta arrivando al cielo. Qual è la differenza tra queste persone e altre? Allora, prima di tutto, perché hanno avuto dei fallimenti, ovviamente sì, ma sono dei visionari, hanno avuto una visione. E chi è a casa loro, chi è all'università, avevano avuto la visione di creare qualcosa di grande. E il successo è andare di fallimento in fallimento senza perdere il proprio entusiasmo. Perché è ovvio che troverete dei problemi lanciando il business. E la visione che avevano era di essere coscienti che il processo era esattamente lo stesso per tutti. Non c'è una scorciatoia per arrivare al successo, dobbiamo tutti passare dal fallimento. E quello che farà la differenza realmente è il modo in cui voi vi comporterete di fronte a questi fallimenti. Come reagirai tu quando succede qualcosa che tu vedi negativo, ma è qualsiasi cosa. Come ti comporti? Sei una persona che andrà avanti o sei una persona che continuerà a girare questo nella sua testa e diventerà negativo e diventi quello che pensi? Dunque, se tu pensi positivo, è una buona cosa. Vengo su un terreno che qualcuno conosce. Voglio parlarvi del Murphy. Voglio parlare di tutte queste cose che succedono nella vostra vita, che si chiamano i Murphy. E attraverso il comitato di Murphy, se lo conoscete, che sono le missioni della vita che devono verificare e testare costantemente se possono impedirvi al più gran numero di persone possibile di raggiungere il successo. I Murphy faranno tutto il lungo della vostra vita mettervi dei bastoni tra le ruote per capire se siete capaci di superarli e di andare al step successivo. E i Murphy agiranno non sulle vostre azioni, ma sul vostro atteggiamento, il vostro mindset. E il vostro business oggi è il 20% di azioni e l'80% di mindset, atteggiamento. E i vostri risultati sono determinati dal vostro modo di pensare giorno dopo giorno. Perché il 20% di azione è invitare, presentare, formare, fare chiusura, fare il training e il fast start. Portarli agli eventi, alle formazioni su Zoom. Questo è l'unica cosa, azioni 20%, ma l'80% è il vostro atteggiamento. E questo possiamo modificarlo, questo possiamo migliorarlo. Perché non nasciamo imprenditore, lo diventiamo. E ho una domanda per voi. Oggi il vostro mindset assomiglia a una mucca, nel senso che voi siete tranquilli, siete nel prato, non avete tanta voglia di prendere iniziative, siete coscienti che la vita andrà bene, state sulla montagna, insomma, vedremo quel che succede, stiamo lì a mangiare un po' di erba con gli amici, dunque, e lasciamo che succeda tutto quel che succede. Scrivetelo nella chat, o siete piuttosto dei rinoceronti che avete voglia, un desiderio ardente di avere risultato, di fare cose diverse, questa voglia di spingervi sempre più avanti. Amate i challenge, le sfide, andare avanti. Avete voglia di diventare dei grandi leader italiani? Cosa volete, rinoceronti o mucche?
Rinoceronti in carica, ha detto Ian in francese, dunque l'ha detto in italiano. Ci sono tantissimi rinoceronti, ma ancora siamo dei neonati rinoceronti oggi, perché noi stiamo diventando, ci stiamo facendo un carattere di rinoceronte. Come vi ho appena detto, non si nasce imprenditore, si diventa. E se voi volete diventare un vero rinoceronte, ci vorrà tempo, ci vorrà dei Murphy, ci vorrà passare da migliaia di step e anche questi step ovviamente saranno gli stessi per tutti perché non c'è una scorciatoia e dunque ci saranno anche i fallimenti. Il condizionamento della nostra vita, del nostro studio, della nostra crescita ci dice già se siamo mucche o rinoceronti. Se voi oggi siete in MW Life, probabilmente siete un neonato rinoceronte. Ancora non avete la pelle bella tosta, non avete ancora lo spirito così potente da passare oltre a tutti gli ostacoli e ne avrete. E vi spiego quali sono i cinque Murphy che vi arriveranno e come fare per andare oltre. E il primo è semplicissimo e sarà il più vicino, che sono gli amici e la famiglia. Queste sono le persone, e io vi prendo la mia storia personale, sono persone che proveranno a farvi tornare nel prato con le mucche, persone che vi parleranno della sicurezza, le persone che vi parleranno del vero impiego, che non è il nostro, che non c'è uno stipendio regolare, che non ci sono gli orari di lavoro, che dovete fare come tutti. Fare come tutti va bene, è facile, vi diranno. E cercherò di persuadervi di non fare cose diverse. Spesso quando siete il primo di una generazione, magari il primo della famiglia, e vi dico: ma perché chi credi di essere? Il successo è per gli altri. Diventare influente, realizzare i tuoi sogni non è per tutti, è per chi è nato ricco, magari. Non serve prendere il rischio. Guarda, abbiamo una bella casa, una bella macchina, hai un buon lavoro, ma è realmente ciò che tu vuoi? Perché fatti una domanda, perché sei partito in questo business? Perché hai deciso di iscriverti in MW Life? Perché hai detto di sì al tuo sponsor? Perché hai degli obiettivi, avrai dei sogni. E se questo è il veicolo che ti permetterà di arrivare ai tuoi sogni, non ascoltare questo prima Murphy, non ascoltare chi non ha gli stessi sogni tuoi, non ascoltare le persone che non hanno le stesse obiezioni, le ambizioni, gli stessi obiettivi che hai tu. Siamo tutti diversi. I miei genitori hanno due società. Io non ho mai mancato di niente, ma la loro vita non è quella che io voglio fare. La vita che io ho deciso di fare non è quella che i miei genitori hanno. Io voglio qualcosa di più. Io, nella mia generazione, penso che vogliamo fare più cose. E dunque, tutti questi Murphy, anche se voi siete già pronti, se sapete che avete tutti i vostri obiettivi sul vostro foglio, avete fatto la vostra tabella di revisione, vi siete formati, siete pieni di energia. A volte il primo Murphy non basta e tornate nel prato delle mucche. E non penso che le persone che sono qui si sono fermate al primo Murphy, perché se no non sareste qui. E dunque probabilmente quelli che si sono fermati stanno guardando Netflix ora. Il secondo Murphy invece testerà le vostre finanze e le vostre relazioni. Vi sentirete magari stanco, senza grande risultato, metterete delle azioni in atto, ma non vedete che funziona. Anzi, vi allontanerete di certi amici, certe persone, perché non vi sentite più allineati e qualcuno le darà fastidio e dunque vorrà tornare in quel prato delle mucche. E non è peggiorativo, ovviamente, la montagna delle mucche, era solo per spiegarvi che tornerete nel vostro vecchio, la vecchia vita, insomma, quella che cercavate di fuggire. Dunque, la lezione numero due da tenere è che di solito arriva molto velocemente dopo il primo, è che il vostro carattere si sta formando, la vostra pelle si sta indurendo, il vostro mindset, il vostro cervello iniziano a pensare diversamente dalle altre persone. E lì cominciate a essere pronti a proseguire il cammino. E arriverete al Murphy numero 3, che è molto difficile,
e chi è nel mondo degli affari da più anni si sono confrontati a questi due primi Murphy. Questi due arrivano, gli amici, la famiglia, le finanze e la relazione arrivano di solito nel primo anno di attività. Dunque nel primo anno di attività troverete questi due Murphy e la maggioranza delle persone si fermerà prima del primo anno. Il terzo Murphy invece testerà le vostre emozioni vicine e sentimentali e il vostro partner con cui vivete magari non è un rinoceronte, magari è una donna o un uomo fantastico, ma il mindset del prato, delle mucche. E i vostri sentimenti e le vostre emozioni ovviamente vi faranno tornare indietro, perché vi sentite attratti verso il basso. E quello è il più difficile, perché vi sentite veramente portati verso il giù. E oggi gli imprenditori dicono che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, e viceversa per le donne. E dunque vi parlerò di mindset e di atteggiamento. Dovete avere qualcuno che vi porta in alto, che vi spinga, che vi congratula e che vi aiuta. Siete dei giovani rinoceronti in crescita e non sopporterete questo genere di situazione o relazione. Forse un anno, forse due anni, ma poi sarà pesante, perché le mucche hanno difficoltà a stare con i rinoceronti perché non sono allineati. E i rinoceronti hanno difficoltà a stare con le mucche perché si contraddicono, cioè il rinoceronte è positivo, ha voglia di gioia di vivere, di azione, vuole energia, entusiasmo, come una batteria. E magari con una persona che invece è energia molto bassa e consuma la vostra batteria, magari si lamenterà o criticherà, o insomma questo Murphy è veramente molto difficile. Perché il vostro obiettivo è portare questa donna o uomo con voi, ma l'energia e l'eccitazione magari della giungla è forse troppo per questa persona. Dunque, se volete passare questo cap, dovete circondarvi di persone che hanno il vostro mindset, realmente. E questo fa male, ve lo dico. Il quarto Murphy è lì. State bene perché avete passato già i primi tre, avete capito le cose. E vi ritrovate in un'atmosfera dove state bene, siete felici, cominciate a avere anche il successo, cominciate a divertirvi anche nella giungla di cui sto parlando, siete circondato da rinoceronti, avete i vostri leader, avete sviluppato delle competenze, delle strategie che vi permettono anche di insegnare ai nuovi come fare e siete capaci di fare questo. E vi dirò che siete un bel presidential club, per esempio. Le critiche non vi danno fastidio, avete una pelle bella spessa e andate oltre a tutte le critiche, vi assumete le vostre responsabilità. E lì, boom, ultimatum. Tu sai, succede qualcosa nella tua vita che tu sai che devi farlo per andare avanti. Hai paura di lanciarti e solo qualche rinoceronti in quel momento lo faranno. E nell'esempio del libro, immagina che tu sei nella giungla e sei davanti a un fiume sporco, nero, e non vedi il fondo e fa decine di metri. E tu sai che i tuoi obiettivi stanno di là, dall'altra parte di questo fiume, e devi attraversarlo. E lì ci sono due possibilità. C'è chi ce l'andrà e si lancia, e lì vi troverete in un posto difficile, con veramente schiaffi di tutto, ma siete robusti e continuerete. Poi magari arrivate dove non c'è più, non avete più piede, ci sono sassi, rocce, e siete veramente in una condizione di grossa difficoltà. Ma sapete che dovete passare questa fase per andare oltre. E lì diventi quasi incosciente dai tuoi fatti, dei tuoi gesti, e chi ti guida è il tuo sponsor o il tuo mentore che è dall'altra parte, ed è lui che ti guida, è lui che ti porta dall'altra parte del fiume. Ed è lui il tuo sponsor, la tua upline, o la persona di tuo riferimento che ti porta a passare questo step. Inizi a volte anche a dubitare che ci sia il paradiso dopo di questo, però lo fai. E i rinoceronti che sono rimasti sul bordo si lanceranno dopo di te perché vedono che tu ci sei andato, sei stato il loro motore, e dunque lì devi agire come motore.
come guida, perché questo arriverà, non so quale sarà per te, ma succederà e avrai due scelte, o lo farai o non lo farai. Da adesso sai che devi condizionare il tuo cervello a farlo, perché se non lo fai e scegli magari la via facile, tornerai giù e ricomincerai da capo. Magari ti sentirai in una situazione molto inconfortevole, ma sarai guidato dal tuo obiettivo, dal tuo focus, dal tuo mentore, che ti spingerà a fare cose che non pensavi manco di essere capace di fare per superare questo Murphy. E la lezione di questo è: rimani istruibile, ascolta i consigli. Non importa a che punto sei nel tuo successo, che sei Jade, Zafiro, Diamond, 500K, qualsiasi cosa, quando succederà, ascolta il mentore che ha il risultato che tu vuoi avere, perché sai che loro l'hanno già passato questo gap. L'ultimo, il quinto Murphy, e questo, il 4 e il 5, di solito arrivano quasi insieme, molto vicini. È qualcosa di veramente difficile che vi succede e tutto probabilmente andrà male. E anche se pensi diversamente, anche se sei positivo, succederà qualcosa di sicuro negativo. Non so che cosa sarà, per ognuno sarà qualcosa di diverso. Posso parlare di magari una rottura, di un decesso, di un trasloco, di una persona vicina a voi che non sta bene, o di problemi a livello di salute o di concorrenza, cioè può succedere qualsiasi cosa. Dopo questa tempesta però c'è il tempo del tempo e credetemi, ci sarà sempre un rinoceronte che vi confermerà che dopo questo Murphy numero 5 ci sarà il paradiso. E spesso arriva quando siete vicinissimi ai vostri obiettivi, quando siete proprio lì lì per arrivare all'obiettivo, succede qualcosa e passate al livello successivo, ma dovete farlo. E la finalità di questo Murphy, la conclusione di questo Murphy ultimo, è che quando arriva, quando succede, sei più vicino. Vedi, per esempio, vedi Ian, è sempre positivo. Non capisce che non può vincere. Sono mesi, anni che lo tormentiamo, non ci divertiamo più, è troppo forte per noi. Andiamo a cercare qualcuno di più debole. E quando tu hai passato questi cinque Murphy, perché sei obbligato a farlo, non c'è un'altra scorciatoia, non puoi passare da zero alla conclusione e al grande successo, ti ritroverai finalmente in paradiso. Ci sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi che avevi sulla tabella che comincia a realizzarsi tutti uno dietro l'altro, comincia a ispirare sempre più persone, attirerai sempre persone positive, successo, e il successo continuerà ad arrivare per te, per la tua famiglia, per le tue squadre, e troverai veramente le persone con cui vorrai stare e lì sarai felice. E ogni tanto vedi delle mucche e puoi vedere anche nei loro occhi che pensano, c'è gente che è fortunato, ma non è fortuna. Tu sai quello che hai superato. E oggi vengo da una piccolissima città che adoro, dove sono cresciuto, ma ci sono tantissime persone con cui sono cresciuto, con cui passo del tempo, e dicono questo, c'è gente che è fortunata. Ma probabilmente io ancora non ho passato tutti i Murphy, ma so che ho lavorato tantissimo per più di 3 anni per essere qui dove sono oggi. E la mia missione oggi, uno, sono felice di averlo fatto, non ho nessun rimpianto, ma so che il futuro sarà ancora più bello, perché niente succede per caso. E nella vita di un imprenditore tutte queste cose capitano, è obbligato. Se qualcuno vuole la storia più in dettaglio e in intero, consiglio di andare ad ascoltare il comitato di Murphy, c'è un YouTube di 40 minuti che è molto molto potente, di Jerry Clark. E volevo finire con due o tre cose, perché il Murphy non lo possiamo gestire, arriveranno, però nel mindset, nell'atteggiamento, nell'80% ci sono delle cose che voi potete gestire, perché siete voi che avete il controllo, siete voi che decidete. E la prima è il potere delle parole.
e vi parlò della negazione. Qualche trucchetto: il vostro cervello non sa fare la differenza tra positivo e negativo. Se io vi dico, per esempio, guardate, facciamo un gioco, chiudete gli occhi, realmente chiudeteli, e pensate che prendete un limone, un bel limone giallo, lo tagliate in due e lo schiacciate nella vostra bocca realmente, tutto il limone, e lì diventa molto acido, ma non, per favore, non mettete saliva nella vostra bocca. Cosa state facendo? State tutti salivando, è vero, e io vi ho detto di non farlo, ma il vostro cervello non fa la differenza, sente delle parole, le analizza e agisce. E dunque devi condizionare il tuo subconscio a non portare nomi parole negative quando vuoi dire un messaggio. Se ci sono persone che fumano, se io ti dico non fumare, smetti di fumare, tu senti sigarette, vedi pacchetti dappertutto e ti viene voglia di accendere una sigaretta. Una persona che magari sta facendo una dieta o che cerca di mangiare in maniera sana, se tu le parli di pizza, no, non devi mangiare pizza, non va bene, vedrà pizze dappertutto. E dunque non devi dire al tuo cervello quello che non deve fare, ma devi dirle quello che deve fare. Devi orientare la tua comunicazione in maniera positiva per eliminare tutte le cose negative, parole comprese, anche espressioni. Ci vorranno 21 giorni per crearsi, ma una volta che riuscite a farlo, passerete uno step enorme, perché la vostra comunicazione attraverso gli altri avrà tutto un altro svolta. La seconda cosa sono le credenze limitanti. Le credenze limitanti è semplicemente quello che tu pensi, ma tutti pensano diversamente. Siamo 180 su questa call oggi e abbiamo 180 modi diversi di pensare. Dunque trasforma la tua credenza limitante in una credenza potenziante e pensa che tutto quello che non riesci a fare riuscirai a farlo, perché in tutti i modi ti dico che tu pensa di essere capace oppure no, avrai comunque ragione, perché se tu pensi di non essere capace ti convincerai, ti metterai una credenza limitante che ti darà ragione in modo che non potrai farlo. Per esempio, se abbi fiducia nel settore dello sport, per esempio, magari prendete un peso e quando prendete il peso sentite che è pesante, ma non hai coscienza di quanto peso c'è e dunque riesci a farlo. E quando conti e dici wow, sono molto vicino del peso massimo che posso raggiungere. Fate semplicemente, se tu sai che magari, che ne so, hai 60 kg, è pesante per te, più ti avvicinerai al 60 kg, più sarà difficile, ma non è difficile a livello di muscoli, è difficile solo per il tuo cervello, perché dite una cosa, quando tu cominci a sentirti stanco, è lì che inizi a lavorare. E nel settore degli affari, e in questo caso del nostro business con MW Life, è quando inizi a metterti dei limiti, quando superi questi limiti che ti arrivano solo cose positive. Se hai tante credenze limitanti, avrai molti più fallimenti. Se avrai credenze potenzianti, ti spingeranno a aiutarti e avrai più successo. Quello che succede nella tua vita è quello che succede nel tuo stato d'animo. Voglio parlarvi dell'effetto Pygmalion. Non so se lo conoscete. Vi voglio dire, le azioni che voi fate verso gli altri influiscono sulle vostre credenze e faranno anche sì che anche le credenze degli altri agiranno su di noi. È la storia di un ragazzo giovane che era a scuola, era a casa sua con i suoi genitori e un giorno la mamma di questo bambino riceve una lettera in cui questo bambino non è capace di continuare la scuola perché non è ignorante, non ha buoni voti, è indisciplinato e la scuola lo manda via. Quello che fa la mamma, prende la lettera, la nasconde e dice a suo figlio: ascolta, quello che succederà è che io ti cambio scuola perché questa scuola non ti merita. Tu sei qualcuno di molto intelligente, di molto forte e voglio portarti in una scuola che ti meriti.
ed era una mamma che era sempre a spingere il bambino per andare meglio. E è un uomo che è cresciuto, che ha creato tante cose, che ha creato imprese, che ha avuto successo nella sua vita, e un giorno sua mamma muore e va a traslocare e trova il suo libretto di scuola e vede questa lettera dove era escluso dalla scuola e chiede a suo padre e dice: ma cos'è questa lettera? E sua madre ha sempre voluto proteggerlo, perché non è perché a scuola lo caratterizzavano come una persona stupida, poco intelligente, che lo era. Quello che faceva a scuola, visto che loro le dicevano che era stupido, beh, lui agiva come qualcuno di stupido e pensava anche che lo era. Così confortava i professori a pensare a quella cosa lì e lo manteneva in quel ruolo. La madre cosa ha fatto? L'ha allevato. Ha levato il suo figlio facendogli credere che era qualcuno di molto potente, molto intelligente. E lui ha messo delle azioni in atto come qualcuno di potente e intelligente. E la credenza di sua madre era buona e le azioni erano uguali. Quello che voglio dirvi con questo è che ogni persona della vostra rete, della vostra squadra, dovete vederlo come il futuro 500K Earth. Non importa la sua età. Non importa il colore della sua pelle, non importa il paese, ogni persona dovete mettere le stesse azioni che se voi parlavate con il vostro leader o con il vostro membro nuovo. Perché siete voi che dovete aumentare la credenza della vostra squadra. Mehdi non mi ha mai detto che non era possibile. Se io le dico tra 2 mesi voglio diventare 500K, non mi dirà mai che non è possibile, dirà ok, mettiamoci al lavoro. Quello che voglio dirvi è che siete voi che metterete il livello della vostra squadra. Mettete azioni positive costantemente nella vostra rete e andrà nella giusta via. La legge di attrazione anche, chiedete e riceverete, chiedete delle cose. C'è una storia di Tony Robbins che le dice: cosa posso fare per aiutarti? E le chiede una moneta. C'erano tanti biglietti, soldi, e le ha dato una moneta. Vuol dire che se chiedi poco, la vita ti darà poco. Se vuoi tanto, la vita ti darà tanto. Magari non subito, magari ti manderà prima i Murphy, ma tu sei pronto a questo adesso. Qualsiasi cosa ne avrai, sappia. E questa frase della legge di attrazione, se voi la mettete realmente in atto e ci pensate, dunque psicologicamente siete nello stato di fiducia, succederà. Non importa quello, le azioni, non importa i risultati di oggi, saranno i risultati tra 6 mesi, tra 1 anno, tra 2 anni, tra 3 anni che faranno la differenza. Io vi parlo di una storia personale che mi è successa e qualcuno magari conosce il mio cane, è un cane pieno d'amore. E da un giorno all'altro, un mattino mi sveglio, era completamente invalido dalla parte dietro. Aveva problemi con le dischi vertebrali, aveva un'ernia molto grave, si è ritrovato paralizzato. Era un cane veramente pieno di amore e da un giorno all'altro, paralizzato, impossibile camminare. Era il 14 febbraio quest'anno. Ho preso il mio cane, sono andato all'ospedale e mi hanno dato la diagnosi, un'ernia discale livello 4 su 5. Vuol dire che aveva solo il 20% di possibilità di camminare. Quando il medico mi ha detto così, gli ho solo detto: il mio cane tornerà a camminare. Ma non ho manco pensato un attimo che non l'avrebbe fatta. Era sicuro che avrebbe camminato. L'abbiamo operato il 14 febbraio. Il 22 febbraio era in questo modo. E io lo vedevo veramente stanco, come che mi guardava come per dire: per favore, cosa mi hai fatto? Aiutami. E sapete cosa ho fatto? Poche persone lo sanno, ma per più di 3 mesi, ogni giorno, le facevo fare la pipì, le spingevo sulla vescica, lo facevo camminare
nel giardino con le mie mani, mettevo qualcosa dietro a lui per tenerlo e lo facevo camminare 4 volte al giorno e gli mandavo sempre onde positive, perché volevo solo una cosa e pensavo che volevo che corresse, che ricominciasse a camminare. Mi hanno detto che c'era solo il 20% che potesse anche camminare. E io l'ho talmente pensato, l'ho talmente fatto, l'ho aiutato. 2 mesi dopo essere stato operato, era ancora in questa situazione, non camminava. E sapete cosa ho fatto? Ho deciso di fare più sforzi. Ho fatto kinesia speciale per gli animali. A giugno si è rimesso in piedi sulle gambe dietro. Oggi è un cane pieno d'amore, in piena salute, e oggi pomeriggio sono andata a passeggiare con lui. E questo cane oggi corre. Qui non so se riuscite a vedere il video, ma sta correndo, non cammina, corre. Il fallimento non era da considerare, perché è solo il mio modo di pensare che l'ha portato a correre di nuovo. È difficile di abbattere qualcuno che non abbandona, e non importa quello che vi succede, combattete fino alla fine. Combattete per avere il vostro sogno, il vostro obiettivo. E concluderò con questa frase. Se il successo fosse facile, non si chiamerebbe successo. Se il successo fosse facile, si chiamerebbe mediocrità e tutti sarebbero capaci di arrivarci. Vi chiederà lavoro, vi chiederà sacrifici, vi chiederà anni, ma vi prometto che la felicità, quando i vostri desideri si realizzano, è la cosa più bella che succede. E dunque siate pronti a affrontare tutto questo, siate combattenti, siate forti, siate dei veri imprenditori, e vi garantisco che abbiamo una società con tanto amore che vuole solo il vostro successo. Dunque siate solo fiduciosi e pazienti, e continuate con quel 20% di azione che state facendo con costanza, ma lavorate sul vostro atteggiamento. Siate più potenti di chiunque altro e arriverete al successo. Mi sono veramente divertito tantissimo a fare questa formazione. È stato il top, grazie Medì. E io vi auguro a tutti veramente una bellissima serata. Approfittate di questo fine novembre, perché abbiamo ancora la promozione. Per chi lo sa, ci sono tante sale che stanno arrivando molto presto. E per chi va a Marrakesh, ci vediamo a Marrakesh, se no alla prossima Life Experience. Ciao a tutti. Grazie a te, Ian, per questa formazione straordinaria, e vi auguro veramente una bellissima serata a tutti. Ci vediamo prossimo giovedì, stessa ora, per il prossimo Leadership Academy. Buona serata a tutti e grazie a tutti per questa condivisione e questa formazione. Ciao a tutti, ciao Italia. Recordings.